Mi scuso se praticamente la partita con il Crotone inizia direttamente dal secondo tempo, però per un errore tecnico ho perso la registrazione del primo tempo, quindi mi scuso ancora e vi lascio alle immagini di questo secondo tempo di Bari-Crotone, anche se nel primo tempo non era successo praticamente niente, quindi vi lascio alle immagini. E Luca, del grosso. Donati prova il destro a giro, Festa, facile, passò la palla. Maliani si gira dentro il pallone per Sansone, che è uscito dalla sua zona di attacco. De Luca la mette fuori per Cissokola, proprio da Sansone. Malissimo il destro di Sansone. C'è il primo cambio per il Crotone, dentro Barberis, fuori Capezzi. Insieme si scontrano, però Rosina sbaglia, arriva molto bene a Boateng, che recupera palla in maniera fallosa secondo l'arbitro. Pallone fuori per Baliani, Rosina la mette a disposizione per Donati. Donati ancora per Rosina. Rosina prova a calciare col sinistro. Facile la presa per Festa. Palladino, Cissoko anticipa tutto e tutti. De Luca. Donati fa girare molto bene per Baliani. Baliani dentro per Sansone, Sansone per Rosina, Rosina per uno spazio per De Luca, servito molto bene De Luca, servito molto bene De Luca, deve andare in rigore, De Luca contrato al momento del tiro, poi va giù, non c'è fallo, il pubblico rumoreggia, attenzione! Attenzione, Festa, la seconda volta stava per fare la frittata, proprio molto bene per Boateng, Boateng in rigore, Boateng va sul fondo, la mette sul secondo palo! E De Luca prova ad impattarla di testa, non ci riesce ora. L'azione del Bari si fa sempre più asfissiante. Fa ripartire Rosina. Rosina in campo aperto, anzi no, sono una marea di giocatori del Crotone. Rosina giustamente allarga, Boateng aspetta l'avanzata di Cissoko, che viene servito con i tempi giusti. Cissoko la mette dentro e Gui la mette in calcio d'angolo. Noi facciamo qualche cambio intanto. Fuori Sansone, dentro Cerri. Vorrei far esordire Berwin, però non mi sembra il caso in questa partita, quindi fuori Valiani, dentro Loftus-Cheek. Questi sono i nostri due cambi di questa partita. Calcio d'angolo quindi per il Bari. De Luca la mette dentro, la palla che arriva fuori per Rosina. Rosina col sinistro sul fondo. Ancora calcio d'angolo perché il tiro di Rosina è stato deviato. Proviamo lo schema. Rosina. Rosina va fino in fondo. Rosina la mette dentro per Boateng. Attenzione. Peccato. Stojan. Stojan è velocissimo. Stojan va fino in fondo. Viene mollato. Stojan. Guarda Stojan che fa. All'84esimo il Crotone tiene palla sulla bandierina. Rosina recupera palla. Pallone in avanti per Loftus-Cheek. De Luca. De Luca forse scalciato. De Luca però resiste. Poi palla in calcio d'angolo. Ancora un corner. Rosina la mette fuori. Attenzione, la palla per Cissokho, non è un ottimo tiratore, ma ci prova lo stesso. La palla rimane lì. E Loftus-Cheek la mette dentro, ma è tutto fermo, fuori gioco. Boscagli si stacca. Intanto andiamo tutti in avanti. Rosina
queste ultime azioni. Salgono tutti. De Luca la mette dentro. Pallone fuori, attenzione. Donati col destro. Massimo Donati al 92esimo. Porta in vantaggio il Bari. Ci ha creduto il capitano Massimo Donati. E al 92esimo ci è riuscito. Ci è riuscito, l'ha messa dentro. Proprio lui, il capitano del Bari. I 40.000 spettatori giunti al San Nicola sono contentissimi, possono festeggiare. Il primo gol in campionato è proprio del capitano Massimo Donati. Meritatissimo il gol. La spinta del Bari, rivediamolo. Ci ha creduto fino al 92esimo. Massimo Donati. Fuori De Luca. Giuseppe De Luca applaudito. Standing ovation per lui. Dentro. Il nostro talento Berwin, appena arrivato dall'Olanda, speriamo faccia bene. Ci sono tutti i presupposti in questa squadra. Finisce qui, finisce qui. Bari Crotone finisce 1-0 e noi ci vediamo nel menu principale. Siamo tornati subito con gli allenamenti. Boateng prende una C, Bergwijn una B, Musonda una Super A, B per Loftus-Cheek e Shakir una D. Andiamo avanti. Andiamo a vedere cosa ci arriva un'email. Il PSV rifiuta l'offerta per Nikolaj Laursen. Noi proviamo a cambiare strategia. Facciamo 900.000 euro, vediamo se PSV accetta. Eliminiamo l'email, possiamo andare avanti nei giorni. Tanto siamo arrivati alle ultime 10 ore di mercato, quindi siamo agli sgoccioli, dobbiamo fare in fretta, dobbiamo concludere le ultime trattative. PSV non ne vuole sapere. Tanto eccola qui, accettata, accettata l'offerta per Nikolaj Laursen, offerta con prestito. Abbiamo preso in prestito alla fine Laursen. E niente, il calciomercato è finito, quindi andiamo avanti, eccola qui. Andiamo a vedere un attimo le... Niente, queste email non ci interessano e noi andiamo ad affrontare la partita contro il Perugia. Ci vediamo direttamente nel match. Benvenuti, siamo a Perugia, siamo allo stadio Renato Curi di Perugia. Questa è Perugia Bari. Il Bari che nella prima partita di campionato è riuscito a vincere allo scadere contro il Crotone, cercherà di portare a casa altri punti importanti per la classifica. Quindi andiamo subito al match. Partirà il Perugia. Gli stessi colori sociali per le due squadre. Perugia in maglia rossa e il Bari in maglia bianca quest'oggi. Belmonte. Vede Zapata dentro il pallone per Ardemagni. Si viene messo giù Ardemagni, c'è subito fallo. Calcio di punizione, un'ottima posizione per il Perugia, attenzione. Pallone dentro. Poi Rosi la mette fuori e Shakir. Pallone dentro. Shakir. Esce e fa solo la palla, attenzione, può ripartire il contropiede del Bari con Rosina che allarga molto bene per De Luca. De Luca entra in area di rigore, De Luca. Fa fino in fondo De Luca, fermato, non c'è neanche calcio d'angolo. Senza fretta. Oh, messo giù, Boateng. Saltato secco il suo diretto avversario, viene ammonito. Proprio quello del fallo.
Massaoudou Alassane. Faccio punizione in ottima posizione, Variami la mette dentro. E poi la palla spazzata, il fallo laterale, anzi no, tenuta in gioco. Meglio così per noi, Boateng la mette dentro sul secondo palo Rosina. Calcio d'angolo. Anticipato, scusate, era De Luca. Dribbling. Tentato. Ma non trovato, attenzione, svirgolata clamorosa. Donati prova il testo da lontanissimo. Rosati in calcio d'angolo. Ci ha provato Massimo Donati. Ok, un ottimo tiro, rivediamolo. Per Cissoko. Boateng, vuole uno, vediamo se lo trova. Lo trova splendidamente Boateng. Salta secco Alassane. Boateng lascia sul posto Alassane. Testodulopoulos e pallone dentro per Mariani che porta in vantaggio il Bari. Non sono riuscito a pronunciare il nome del nostro attaccante. Fatto sta che al 44esimo il Bari passa in vantaggio. Vediamo l'azione di Boateng. Pietropoulos dovrebbe essere, poi Valiani. Con il piatto la mette dentro, senza problemi. 1-0 Bari. Intanto finisce il primo tempo, risultato su 1-0. Vediamo il settore ospiti del Bari. Tutto affollato, saranno in circa 3.000 quest'oggi. Andiamo a vedere i dati della partita, non sono tanto entusiasmanti, però grande possesso palla quest'oggi del Bari, cosa che non è accaduta contro il Crotone. Quindi siamo in vantaggio 1-0, quindi iniziamo bene questo secondo tempo con la tranquillità del vantaggio. Ci mettiamo sulla difensiva, aspettiamo i nostri avversari. Petropoulos, Valiani. Niente problemi ancora per Petropoulos col destro contrato. Prova a ripartire il Perugia, ma Donati, nostro capitano. No, attenzione Cissoko, erroraccio, erroraccio di Cissoko. Pallone per Zapata. Zapata va fino in fondo. Zapata la mette. Proviamo a lanciarlo adesso. Grandissima la palla per De Luca. Prova a metterla subito dentro sul secondo palo Boateng. E poi un ottimo Valiani a recuperarla per Petropoulos. Petropoulos sul sinistro. Poi esce il Perugia con qualche affanno. Donati allarga molto bene per De Luca. Prova ad andare De Luca. Fino in fondo De Luca. Non lo tengono De Luca assolutamente. De Luca la mette dentro. Grandissimo anticipo del portiere a salvare il risultato. E il contropiede del Bari, eccolo qui. Con Molina. Molina va fino in fondo e va a sfidare Cissoko che lo tiene fisicamente. Poi lo molla. La palla sul secondo palo. E c'è calcio di rigore. Calcio di rigore per il Perugia, attenzione. Rivediamo. Non ce lo fanno nemmeno rivedere. Esce il demonio Zapata dentro Rolando Bianchi e Stefano Guberti. Peccato. Siamo nelle mani di Chakir. Chakir contro Guberti. Chakir! Chakir! E poi Donati. Donati la butta fuori, la tiene lui. Prova a far ripartire subito Boateng. Attenzione! Attenzione! Super contropiede del Bari. Super contropiede del Bari, traversa! Traversa clamorosa di Kingsley Boateng sulla ripartenza del Bari. Poi c'è un fallo clamoroso, sta succedendo di tutto. Facciamo due cambi dentro, Bergwijn e Musonda, fuori Rosina e Giuseppe De Luca. Che partita, davvero emozionante, emozionanti queste partite. Anticipo molto bene per Bergwijn. Dentro per prove perdonate, attenzione.
Attenzione, siamo scoperti da questa parte. Siamo scoperti, Molina va fino in fondo. Spaziamolo, spaziamola questa palla. Spaziamola questa palla. Calcio d'angolo, 82 sul cronometro. Stiamo attenti. Importantissime. Sta fase difensiva, Shaqiri con una mano. E possiamo ripartire in contropiede. Possiamo ripartire in contropiede, attenzione. E velocissimo e freschissimo, il neo entrato va Bergwijn fino in fondo, Bergwijn ed è un gol importantissimo per Bergwijn, che bello saltare vicino alla bandierina, seconda presenza per lui e fa un gran gol Bergwijn in contropiede in campo aperto, porta sul 2-0 il Bari fuori casa. Gran gol di Bergwijn. E ora standing ovation per il nostro capitano Massimo Donati, che ha ceduto la fascia Valiani. Ed esce al posto suo, entra Loftus-Cheek. 5 minuti di gara per lui, più recupero. Fermato Kingsley Boateng. Attenzione al destro, al sinistro, scusate, di Rodrigo Taddei, che fa un gol pazzesco. Che gol di Taddei, un capolavoro. Forse c'era anche fallo qui su Boateng, poi poteva anche lasciarla sfilare, ma Taddei fa una cosa assurda. Rivediamolo, mamma mia che gol lì, veramente non puoi arrivare, non può arrivare nessuno lì. Taddei porta il risultato sul 2-1. Valiani allarga molto bene per Boateng. Boateng può entrare dentro. Boateng entra in area. Boateng col destro. E finisce qui. Finisce qui la partita. 2-1. Abbiamo anche avuto l'occasione sul 2-1. Quindi il Bari, Corsaro a Perugia, vince la sua prima gara in Serie B in trasferta. E noi ci vediamo nel menu principale. Andiamo ad affrontare i nostri 5 allenamenti dopo la splendida partita vinta contro il Perugia. Meret prende un AC, Tonucci una D, Oxford sale con un overall 64 e prende una B, Musonda una D, Berwin una B. Poteva fare di meglio Musonda, però non fa niente. Vediamo se c'è qualche mail significativa. No, non c'è nulla, quindi noi andiamo avanti e ci fermeremo per questo episodio, proprio la partita contro il Livorno che giocheremo nel prossimo episodio. Quindi se l'episodio vi è piaciuto mettete un semplice like. Noi ci vediamo nel prossimo video e vi lascio alla classifica della Serie B.